Buonasera a tutti voi. Oggi avevo voglia di farmi una zuppa di pesce e quindi sono andato in un supermercato e sono andato a prendere il pesce che mi serve. Quindi adesso andremo a vedere gli ingredienti. Si tratta di una zuppa normale di pesce, non vuole essere né un brodetto né un cacciucco, è una zuppa che farò io per mangiare io e i miei familiari. Prima però di andare a vedere gli ingredienti volevo chiedervi se per favore vi volevate iscrivere al mio canale YouTube o sul mio sito, perché ho visto che siete tantissimi che andate a vedere i miei video, però pochi si iscrivono. Se per favore vi potete iscrivere, vi ringrazio già da adesso. Quindi adesso andiamo a vedere gli ingredienti. Quindi, gli ingredienti per fare una zuppa di pesce sono un piccolo trito di cipolle, uno spicchio di aglio, dei rametti freschi di origano, poi abbiamo del sale aromatizzato con diversi tipi di erbe. Abbiamo dei peperoncini secchi e della salsa di pomodoro. Con questi ingredienti, con questi quattro ingredienti, noi andremo a fare la base. La base perché dopo andremo a mettere dentro il pesce. Il pesce che io ho preso oggi sono dei pezzi di razza, del palombo, questo è il pesce fresco, della seppia e dei calamaretti tagliati rossolanamente. Mentre le cozze e gli altri tipi di pesce, come i gamberi, i gamberetti e le vongole, queste qui le ho prese surgelate, perché così ho preso la quantità che mi interessa, perché se no c'è da prendere un chilo di roba ed è troppo. Quindi prima andremo a fare la base, poi metteremo dentro prima il pesce, poi la seppia, poi i calamaretti, e infine andranno dentro il resto. Ci vorrà una mezz'oretta. L'olio naturalmente l'abbiamo già messo dentro nella pirofila di coccio, e quindi adesso andiamo a assemblare la ricetta. Quindi abbiamo già messo gli odori nell'olio, aspettiamo un attimo che rosino, e poi andremo a mettere la passata di pomodoro, e dopo 5 minuti, 10 minuti saremo pronti per andare a mettere il pesce. Bene, siamo arrivati al punto che la salsa è pronta per ricevere il resto della ricetta, cioè il pesce. Prima andiamo a mettere dentro i pezzi di pesce. Questa è la razza. Se volete fare anche voi, se non trovate i pezzi di razza, potete usare comunque del pesce bianco. Non usate del pesce azzurro. Questo qui è palombo, che lo trovate dappertutto. Adesso aspettiamo che 5 minuti che cominci a cuocersi. Il pesce serve 20 minuti per cuocersi, quindi non c'è problema. Adesso andiamo ad alzare un po' la fiamma e fra 5 minuti saremo pronti per andare a mettere dentro il resto del pesce. Bene, è arrivato il momento, sono passati 10 minuti, il pesce è a metà cottura. Adesso dobbiamo mettere dentro la seppia e i calamaretti tagliati abbastanza grossolanamente. Questi molluschi qui devono cuocere il meno possibile, perché più si cuoce più diventano duri, quindi meno stanno nella padella meglio è.
senza mescolare, così. A me. Bene, sono passati circa 5 minuti da quando abbiamo messo la seppia e i calamaretti. Adesso andiamo ad aggiungere gli altri crostacei e gli altri molluschi. Questi qui ci vorranno altri 5 minuti e poi la zuppa sarà pronta. Bene, aumentiamo. Prima di continuare volevo ricordarvi dell'iscrizione al mio canale YouTube o sul mio sito. Se quello che faccio vi sta bene, se mi fate questo favore qui, me ne sarò grato. Questo è la zuppa finita, dopo 25 minuti la zuppa è pronta. Il profumo è buonissimo, naturalmente non tutto il pesce era fresco, da mangiare con un crostino di pane. Buon appetito!